buona giornata anche a voi. Abbiamo parlato finora di cose che hanno sorpreso noi stessi, che hanno sorpreso gli altri, sono piccoli gesti quotidiani, però sì, in questo caso forse è un qualcosa in più. È vero, perché tu, Mauro, hai sostenuto una maratona di 42 chilometri e l'hai portata a termine, però non come tutte le persone. Come sei arrivato al traguardo? Ma io veramente al traguardo sono arrivato bene, se avete visto anche il mio video, sì, sinceramente sì. Non vedo neanche io quasi la differenza tra l'inizio e la fine. No, è vero, infatti poi ti chiederemo come ti sei allenato. Ma io lo so perché lui è un doping naturale, che sarebbe acqua e mele. Ah, sai? Le mele! Ma lo vedi che non sono l'unica che dice che le mele sono fondamentali. Sì, la mia è stata una cosa progressiva, comunque non è che l'abbia fatta la maratona così. Ecco, infatti dobbiamo spiegare comunque, Mauro, che quando parlavamo appunto delle difficoltà di intraprendere e finire anche una maratona, al di là della fatica, è che comunque tu ti trovi su una carrozzina e con la forza di un braccio solo sei riuscito a finire tutti i 42 chilometri, tra l'altro sotto le 6 ore. Tu, Mauro, hai deciso, un po' sfidando anche tutti, di sostenere questa maratona, anche perché mi stavi spiegando prima dell'intervista che pure la legge, insomma, non è facile poi includere persone come te in carrozzina all'interno di gare, per l'appunto come maratone, anche come marce, eccetera, eccetera. Sì, esatto, perché adesso volevo iscrivermi anche a un'altra maratona, ma non accettano i disabili per via di organizzazione, sicurezza e tutto il resto. Io addirittura avevo trovato un decreto che del codice della strada del Presidente della Repubblica del 1992, il quale dice che io sotto certe caratteristiche, una misura 110 di carrozzina e altro tot di cose, sono catalogato pedone per il codice della strada, quindi fra virgolette come i normali. Il codice della strada nelle gare sportive non vale, mi hanno detto. Però è importante, come tu ci stavi anche spiegando prima, no? Portare a termine questa battaglia fra virgolette, non solo per te stesso, ma lo fai anche per tutti gli altri, che è un po' stato anche il monito di quello che ti ha spinto a fare la prima maratona. Esatto, volevo farlo per quello. Durante la maratona ho visto dai filmati e dalle foto che tu avevi delle cuffiette. Che stavi ascoltando, della musica o altro? Chi c'era? No, io ascolto musica sempre. Ah, ok. Che ascoltavi? Che genere? Sono sul classico heavy metal, hard rock. Quindi sei riuscito a stare sotto le 6 ore, perché comunque il ritmo lì. Mauro, senti, ma comunque sei rimasto sorpreso della tua gara, della tua prestazione? Hai sorpreso magari anche gli altri che avevano dei dubbi sulla tua partecipazione a questa maratona e anche sul fatto proprio di finirla? Sorpreso forse chi non mi conosce, perché questi qua della zona bene o male mi vedono sempre. Io in media faccio 15-20 km al giorno. A dire il vero, la mia sorpresa è stata 2 anni fa, quando io mi sono trasferito da Ala, il mio paese, perché prima giravo esclusivamente con una carrozzina elettrica. Qua ho cominciato un po' alla volta e aumentando e così via. Quindi è venuta questa idea, insomma, dopo aver abbandonato con l'elettrica. Allora dopo ho visto che anche il mio corpo reagiva bene, perché deve essere tutto un sistema, deve essere tutto un coordinamento, non è che uno può... È vero che tu hai detto che grazie al movimento di ogni giorno hai eliminato anche gli antidolorifici. Esatto, diciamo che proprio per questo discorso qua che io ho cominciato a fare movimento, ho visto che nel muovermi sto meglio. Senti, qual è il tuo prossimo obiettivo, per dire sarò orgoglioso di me stesso? Anche altri due sogni nel cassetto. Altre due maratone? Ma sì, vorrei anche vedere che quella di New York l'anno prossimo, se è possibile. Se trovo uno sponsor E troviamo uno sponsor a Mauro Tomasi. Vorrei andare a New York sempre con il mio amico Nicola, perché per me è stato veramente quello che mi ha assistito e mi ha aiutato. E ti ha anche fatto dei cambiamenti, no, nella carrozzina, in modo da rendere tutto più equilibrato. Il secondo punto, il secondo mio: se riesco a modificare un'altra carrozzina, magari più leggera e più performante, voglio fare i 100 km senza fermarmi. Quindi sorprenderò ancora di più, no? Sì. Quello che dico, per me i 42 non sono un problema, no? Voglio farne addirittura 100 adesso. Ecco, allora facciamo partecipare Mauro alla maratona, sia in Italia e soprattutto anche a New York. Va bene, grazie a voi. Grazie Mauro, un abbraccio Buona veramente giornata. Forte, ciao. Grazie, ciao.